Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo all'appuntamento del sabato con il nostro Candido. È cambiata un po' l'ambientazione perché stiamo annusando l'aria del Gran Premio d'Italia a Monza e quindi viviamo in un clima che è diverso da quello solito. Ciao Antonio. Sì, è bello essere dentro, dalla parte dove le cose succedono. Sono contento, però visto che non siamo lontani da quel ramo del lago di Como che va verso Lecco, che non è comunque lontano da qui, possiamo dire che questo matrimonio non sa da fare. E quindi, d'altra parte, avevamo già ampiamente previsto che mettere insieme una Porsche con una Red Bull sarebbe stata una combinazione un po' come l'acqua e l'olio, non riesce a mescolarli, e a mio avviso è giusto che sia successo. Io devo dire, per me è una cosa che dice, da una parte che dà alla Red Bull la dignità di costruttore a tutti gli effetti, che poi facciano dichiarazioni immediate un minuto dopo che è uscita la notizia, che hanno altri che sono interessati, questo fa un po' ridere, ma queste sono è la lingua lunga di Marco. Però, credo che Red Bull debba trovare un suo spazio storico nel mondo delle corse, nella Formula 1, e perché no anche con vettura Gran Turismo, perché è un marchio che si è fatto da solo e che quindi ritorna alle origini di quelle che sono state i grandi marchi. La stessa Porsche è stata fatta da Ferdinand Porsche e da Ferdi, dal figlio, non parliamo della Ferrari, insomma. Quindi che ci sia questa origine che viene dalla pista, a mio avviso è bello e giusto. Dall'altra parte Porsche è talmente strategica la sua scelta di entrare in Formula 1, se entrerà, ma mi pare, poi ci dirai tu cosa pensi, che i profumi ci siano, si erano anche molto scoperti, e poi hanno tutto il discorso della compatibilità dei motori con i diversi tipi di energie, e quindi però curiosamente adesso Porsche dovrà decidere se vuole essere lei in prima persona col suo brand e assorbendo una squadra destinata a soccombere, o se vorrà fare un matrimonio che potrebbe starci se questo partner, come hai ipotizzato tu o Roberto Kinkero ieri, quando l'annuncio è stato dato del fatto che possa esserci McLaren interessata, McLaren Porsche ci potrebbe stare. Abbiamo visto McLaren Honda, abbiamo visto questo abbinamento, è un abbinamento nobile, oppure se fosse Williams o non so chi altri, perché qui tutto è possibile, probabilmente Porsche prenderebbe la parte del costruttore a tutti gli effetti, sperando che non faccia come ha fatto in passato, i tentativi che alla fine non sono riusciti, il primo addirittura negli anni 50, quando ha cercato di fare anche per la Formula 1 una macchinina tipo 550 RS, la sportina che aveva, ma che poi faticava a vincere o comunque era molto lontana da quelli che erano i leader del tempo. Tutto questo comunque conferma la vitalità della Formula 1. Io, come dico, concludendo, credo che questa notizia del non matrimonio sia una buona notizia. Tu cosa ne pensi? Io sono rimasto un po' stupito dal tono con cui hanno emesso il comunicato congiunto, ma arriva da casa Porsche, il fatto che hanno voluto puntualizzare che loro stavano discutendo una gestione al 50% dell'intera squadra Red Bull, non della Red Bull Technology, nella quale pancia c'è Red Bull Powertrain, quindi l'area dove viene fatto il motore. Loro ci hanno tenuto a far capire che volevano entrare in Formula 1 per essere protagonisti come marchio e non come motorista. E lì c'è forse la grande differenza. Come ormai tutti parlano, sappiamo che c'è stato un problema di salute
di Mateschitz, il grande padrone della Red Bull, e io penso che lui avesse cominciato a pensare quella che potrebbe diventare una successione, dando, secondo la sua visione, una continuità alla storia di questa squadra in Formula 1 importantissima con l'abbinamento della Porsche. Tanto più che l'abbinamento della Porsche era una cosa del quale si parlava già da qualche anno, a prescindere dalla situazione 2026. Io ti dico la verità, tu hai messo in evidenza l'esaltazione del ruolo di Red Bull come, come possibile grande costruttore, lo è in Formula 1 come punto di riferimento indiscutibile. Per me, come è stata trattata la Porsche per quello che rappresenta come marchio anche nel mondo delle corse, non mi è piaciuto molto, te lo dico sinceramente, perché sembra l'approccio: noi sappiamo cosa sono le corse, siamo in grado di insegnarvelo, se vi va bene il gioco è quello che vogliamo noi, se no prendete la porta. E i tedeschi hanno preso la porta. Ecco, la cosa per la quale bisogna stare molto attenti è che quando prendono la porta e li si tocca in quello che è l'orgoglio, e hanno un grandissimo orgoglio, poi bisogna aspettarsi una reazione. Le ultime due righe del comunicato, dove veniva specificato il cambiamento delle regole va incontro a quello che è il nostro intendere la Formula 1 e manterremo aperto, monitoreremo la situazione, va esattamente laddove stavi dicendo tu, cioè di un'apertura nel non chiudere la porta alla Formula 1, non lasciare campo aperto all'Audi che vuole entrare in Formula 1 per valorizzare la parte elettrica della futura Power Unit, ma un marchio molto interessato allo sviluppo delle fuel e quindi con qualcosa che avrà, secondo me, certamente di importante da dire. Qui vedi, Renzo e Lucia si amavano, era un matrimonio d'amore che poi doveva essere infranto dai potenti. In questo caso era un matrimonio di interesse, e il matrimonio di interesse, quando le due famiglie sono per diverse ragioni e lignaggio così diverse, è difficile. Cioè, quello che tu dici è giustissimo, e lo riconosco in pieno. Io ti do ragione, sono le modalità di uscita. Esatto, ma soprattutto, sì, le modalità, perché soprattutto è nato male. Cioè, come si può dire ci mettiamo a parità quando siamo così potenti l'uno e l'altro, seppure così diversi? Era chiaro che questo malinteso di forma, cioè io non credo neanche al bar dove dico, ah che bello, sì, allora, wow! No, ma la cipicchia, sono la Porsche e la Red Bull. E questa è la cosa un po' sorprendente. E devo dire anche stimolante, perché se la Porsche saprà reagire di par suo, beh, sarà bello avere 4 o 5 top team che si litigano il primo gradino del podio. Se oggi siamo già eccitati, anche se questa eccitazione direi che si è riaccesa ieri con le prove, speriamo che si confermi oggi e domani con un ritorno della Ferrari, si è un po' spenta dopo che la Red Bull e Verstappen hanno preso un vantaggio così alto. Però la Formula 1, bisogna dire, dall'anno scorso, quest'anno è talmente avvincente che gli autodromi straripano. Nelle zone che sono accessibili, ci sono anche zone che non sono accessibili, e anzi, che sono state accessibili all'ultimo momento. Mi piacerebbe questo pomeriggio, se riesco, vado a fare un giro a vedere questa fan zone, a vedere che tu non verrai con me, penso, perché dovrai scrivere, dovrai fare le tue interviste, ma io così come turista per caso, magari un po' camuffato, vado a vedere, oppure vado a vedere se c'è qualcuno che dice guarda Candido, ecco sono lì, perché l'intervista di Domenicali molto bella a tutto campo, anche se ho visto qualcuno che l'ha criticato, però bisogna saper guardare le cose un po' in prospettiva, dà dei messaggi molto chiari, cioè dà il messaggio che non bisogna
ricordarsi solo della pista, ma anche del pubblico. E questo, citando l'Olanda, è un esempio straordinario, ma non l'unico. L'Olanda ha impostato il suo Gran Premio partendo dalle tribune. Quindi il pubblico è da rispettare. Ti ricordi che ne abbiamo già parlato, io continuo a vivere l'emozione di quando arrivi e attraversi questo canale di tifosi che aspettano di riuscire a vedere qualche protagonista, che potrebbe essere trasformato in una specie di red carpet del Festival di Cannes, cioè, ma fai due tribune lì con 10.000 persone e passano uno alla volta e si fermano, fanno le foto. Cioè, sono cose semplici da fare, ma perché non bisogna inventare le cose, bisogna guardare cosa la gente vuole. Cioè, se uno ha fame, è inutile dargli da bere, bisogna dargli da mangiare. Cioè, ecco, allora, questa è una cosa. E quindi io credo che Monza, in questo senso, al di là della complessità dei rapporti e dei poteri e della forse non adeguata coesione tra i diversi proprietari dei diritti di questa magnifica area, perché io sono stato ieri sera a fare un giro dietro alla Villa Reale, c'è tutta una zona di fontane, di laghetti, una cosa meravigliosa, cioè il parco è bellissimo, quindi però è bellissimo già adesso, non è che nessuno lo rovina, è lì, magnifico, il problema è che non c'è nessuno, cioè tu vieni qui e non riesci a muoverti perché c'è più gente così, vai in quel posto là, in qualunque giorno, ma sì, non è Central Park o Hyde Park dove trovi gente sempre, è vero che sono nel cuore di due grandi metropoli, ma non è vissuto abbastanza. Allora, questo comprensorio dovrebbe essere visto nel suo insieme per 365 giorni l'anno, perché è inutile incaponirsi sui tre giorni, quattro del Gran Premio, cioè ci sono 365 giorni dove possono succedere cose ovunque in questa grande estensione, e quindi l'unione di coloro che dirigono e vedono questa dimensione magica di un posto bellissimo in una Brianza bella ma molto popolosa e popolata, mentre lì è rimasta questa estensione impensabile, offre mille possibilità per mettere insieme anche coloro che oggi spesso si litigano, e questa è una cosa. Però attenzione, il pubblico deve essere considerato al pari, se non di più, perché oltretutto chi organizza i suoi introiti li ha dal pubblico, cioè se gli introiti li hai dal pubblico investi anche sul pubblico, perché questo, altrimenti se investi solo sulla Formula 1 che ti obbliga all'ultimo momento, devi andare lì a fare le cose, a mettere le peccette, non va bene. Poi c'è un'altra cosa che io vorrei ricordare, perché ho visto nella mia ridicola, modestissima esperienza di guida in pista, ho guidato quando non c'erano le varianti, cioè sull'autodromo come era allora, dove andavi sempre in piedi, non c'era l'ESM, la parabolica, basta, tutto il resto, a lei giù, come la va, la va. Ecco, come è arrivato? Io sentivo ieri nei commenti alle prove libere di dire: ah, ma è eccezionale Monza che ha questo fatto che arrivi a 340-342 all'ora e devi frenare e andare dentro a meno di 50 all'ora nella prima chicane. Allora, questa chicane è nata dopo una mucchiata che c'era stata in una gara di Formula 2 e dopo incidenti, perché era diventata impraticabile Monza, cercando di non rovinare neanche un albero. Quindi hanno fatto questa cosa tortuosa che era ancora peggio prima, ma lo è ancora adesso, per essere compatibili con le robinie, che sono gli alberi dell'autodromo di Monza, che Marcello Sabattini, il celebre direttore di Autosprint, definì, andando a cercare su un libro di botanica, come alberi deturpanti, per cui sono degli alberi che dovrebbero essere tagliati. Invece lì si sono salvate le robinie, ma si è fatta questa tagliola. Allora,
mettiamo le mani anche nella pista una buona volta. Cioè, vogliamo tenere la frenata bestiale, ma non facciamo una scicanina alla morte, facciamo una curva, andiamo dentro un po' di più, cioè cerchiamo di lasciare al tempio di velocità anche la nobiltà dell'autodromo, se no è il tempo della velocità, acceleri, freni, infatti lo vediamo. Adesso la gara è chi ha l'alettone più piatto, che poi si muove, che poi e via, e vai, oltretutto con poca downforce, per cui vai fortissimo, poi arrivi alla famosa frenata, basta una e non hai più, la macchina non ti tiene più e poi succedono pasticci. Quindi io credo che sia davvero il momento, e quello che dice Domenicali non è che se lo inventa, è evidentemente il pensiero di chi, gestendo la Formula 1, vuole che alla tradizione si unisca una contemporaneità degli impianti che deve rispettare da una parte il pubblico, ma dall'altra anche quello che è lo sport nel senso puro, perché altrimenti se facciamo che bello che siamo quelli dove vanno più forte, ma facciamolo diventare una vera pista adatta alle automobili di oggi, e non è certo da fare un'ecatombe di alberi. Solo che c'è un problema, e qui mi concludo, qui è come quando parli di alberi, è come quando parli di nucleare, no? Allora dice, tagliare un albero, no, non si può, va bene, poi magari bisogna tagliarli perché sono diventati secchi, vecchi, o poi puoi ripiantarli un po' più in là, per fortuna gli alberi, è come, dico perché il nucleare, perché il nucleare uno ricorda Hiroshima, e il nucleare basta, ma se il nucleare ha fatto un'evoluzione e può diventare una risorsa pulita, perché non parlarne? Ecco, c'è questo rischio di pregiudizi. Monza è schiava anche del fatto che appena si dice albero, no. Vediamo le cose per quelle che sono. Ho parlato troppo. No, Antonio, sono totalmente d'accordo con te e aggiungo un paio di punti. Il primo: è facile criticare Stefano Domenicali se viene visto come il manager nato a Imola che mette i bastoni fra le ruote a Monza, no? Perché rientriamo nella logica del campanile, esatto, che è tutto italiano. È ovvio che non c'entra niente, non è che c'è la voglia di spostare un interesse da una parte anziché da quell'altra. Lui è un manager che rappresenta Liberty Media e la Formula 1, e domenica sera, mentre il sistema Formula 1 era ancora Zandvoort, doveva essere deciso se tutta la struttura di merchandising, di struttura di gaming, cioè quello che a Zandvoort c'era a supporto del Gran Premio, doveva essere spedita verso Monza o mandata in Gran Bretagna, perché saltava tutto. Cioè, si parla di, fra una storia e l'altra, effetti e connessioni di un qualcosa che poteva valere intorno ai 18 milioni, non tre briscolini, una Coca-Cola e una pizza. Quindi il fatto che a un certo momento servisse una risposta e si dovesse aprire il binario perché questi camion andassero in una direzione o nell'altra era evidente, per cui anche il gioco delle forzature non è solo il gioco delle parti, è un qualcosa che va oltre. Infatti Stefano ha messo in evidenza una cosa, che è la follia italiana che ogni volta si mette a posto nell'ultima settimana prima del Gran Premio una struttura che non è mai in ordine. È evidente. E l'aspettativa, ma io sono qui in autodromo, ho avuto modo di parlare un po' con le varie parti e mi sembra di capire che martedì, a circo chiuso, quello del Gran Premio del Centenario, mi auguro che inizi questo tentativo di mettere sul tavolo e far sedere al tavolo le parti coinvolte e vedere se sarà necessario anche fare qualche cambiamento nel sistema affinché diventi funzionale all'ottenere dei risultati. Perché se ognuno si prenderà poi il suo impegno a far deliberare, costruire, modificare quello che deve essere la Monza di domani, beh, poi
ognuno poi dovrà rendere merito di quello che farà o non farà, per cui magari un ricorso in meno ci sarà. Questo al netto degli errori procedurali che sicuramente ci sono stati, perché sennò un magistrato non si prendeva non la si briga, muove. Certo, di andare a bloccare i lavori, però non si può nemmeno vivere sotto la spada di Damocle che ogni volta che si arriva al dunque di un evento ci siano dei problemi. Non è stato un caso che quando ho cominciato a parlare di questo tema ho citato l'insieme del parco, perché c'è un insieme del parco. Chi lo conosce, per esempio, andare a vedere tutta la parte, la grande estensione che sta all'interno delle piste ad alta velocità, pensare a cosa rappresentano simbolicamente le due curve ad alta velocità, cioè ci sono tante cose che possono essere compatibili anche con la Villa Reale. Possiamo dire che la Villa Reale e le curve ad alta velocità sono due monumenti di un passato che non tornerà, o se torna, torna in parte come a Zandvoort, che hanno ritrovato queste cose, ma che comunque fanno parte di un patrimonio unico, perché se il parco oggi esiste è perché da 100 anni ci si corre anche, ed è perché è noto più per le corse che per la Villa Reale, che è magnifica. Ma sì, è tutto allora, vero, però per correrci, per esempio, nell'arco dei tre giorni avremo qui a Monza 350.000 persone, record assoluto per quello che riguarda il Gran Premio d'Italia, per quello che riguarda l'autodromo di Monza. Cioè, nel percorso dei 100 anni non c'è mai stato un picco di affluenza così. Però la paura, non tanto di chi organizza, ma ora anche di chi organizza, è che se non si avrà un sottopasso nel quale potrà passare un mezzo dei pompieri con una gru molto alta, beh, se dovesse succedere nella parte interna dell'autodromo un qualche cosa con 100.000 persone, potrebbero esserci seri problemi di sicurezza. Quindi la richiesta numero uno, che è quella di adeguare l'autodromo, probabilmente sarà necessario tagliare un pezzo di sessione della pista, tirare giù tutto e costruire un nuovo passaggio separando la parte pedonale da quella dei mezzi, ma adeguando poi a quelle che sono le esigenze minime per riuscire a fare un grande evento. Sennò poi è inevitabile che si rischia di perderlo questo grande evento, e sarebbe un disastro clamoroso. Ma potrebbe essere anche una grande opportunità per dare movimento alla pista, invece di scavare, che poi quando piove si ha la piscina giù nel buco, lo fai più alto e dai alla pista, crei un punto dove la pista sale e ridiscende, perché no? Ti azzardi a volere il dosso sul rettilineo. Ma è magnifico, no? Fai l'uscita della parabolica in salita e poi ti butti giù e vai verso la prima, arriveranno a 500 all'ora. Ma facciamo qualcosa che, insomma, sto benedetto monumento, teniamolo vivo e rendiamolo. Abbiamo tra l'altro questi italiani geniali che hanno fatto Zandvoort, prendiamo loro, lasciamo con tutto il rispetto per chi ha fatto altri autodromi, ma e troviamo delle invenzioni che siano delle invenzioni Dromo, stimolanti. I ragazzi di Dromo sono molto bravi, molto preparati e riescono sempre a trovare una chiave attraverso la quale valorizzano autodromi che hanno delle difficoltà. L'abbiamo visto a Zandvoort, ma l'abbiamo visto anche ad Abu Dhabi col primo intervento, sì, che ha certamente migliorato la situazione. Migliorato. Quindi, nettamente. Quindi lì, Antonio, Italia batte Germania. Dimmi. Usciamo dalla politica e guardiamo un attimo a ieri. Sainz, perché, bene. Perché questa Ferrari mi sta incuriosendo, veramente mi sta incuriosendo, perché hanno fatto alla mattina con Sainz, che ha cambiato il motore, quindi deve partire dietro, hanno deciso di utilizzare la macchina di Sainz come macchina laboratorio. Mentre Leclerc si metteva a posto la macchina puntando alla pole position, Carlos ha prima usato la macchina col fondo più recente, poi, nel famoso dubbio dei tecnici, hanno montato quello pre-Austria, dove fino a quel momento lì la macchina andava meravigliosamente bene. Quindi coraggioso il fatto che, arrivando a un re d'erazione, sono andati a vedere
le differenze. E a sentire Carlos non c'era una grande differenza, per cui alla fine con coraggio hanno puntato sul fondo che non è andato bene né a Zandvoort né a Spa né in Ungheria, ma nella configurazione aerodinamica molto scarica, perché l'ala posteriore è veramente tanto scarica, hanno tolto uno dei due elementi anche della beam wing, l'ala inferiore, per cui è una macchina che almeno ieri è arrivata a 1 chilometro di velocità massima soltanto dalla Red Bull, sembra aver ritrovato un certo smalto, almeno qui a Monza. Quindi non voglio dire che c'è una speranza, perché nel passo gara abbiamo visto una Red Bull certamente più consistente, sebbene il signor Max dovrà prendersi 5 posizioni, ma qua esatto. 5 posizioni non è che siano… Devi passare la tagliola, Però quella tagliola lì… Che è importante è che ci sia una Ferrari che sia credibile, cioè che si presenta a Monza davanti al suo pubblico con una macchina… Fra l'altro hai visto, sono curioso anche di avere un tuo parere estetico sul giallo che è stato aggiunto. Ma io, allora, cioè, l'aspetto estetico, le cose, cioè la bellezza o la condivisione di una scelta è molto soggettiva. Quello che io ho trovato, perché lì di fronte quando vedi o ti viene questa notizia, ti domandi, dici, prima domanda, cioè, ma scusa, invece di pensare a dipingere la macchina, se la facessero andare. Però dicevano tutti, eh? Esatto, però c'è un'altra cosa, e cioè far vedere che proponi una livrea differente per i 100 anni, eccetera, eccetera, è un modo per far capire che sei davvero in partita, non sei lì passivo a cercare di mettere a posto la tua macchina senza tenere conto del momento che stai vivendo. Per cui per me è una scelta, al di là di quello che può essere il giudizio estetico, che il tuo, il mio e quello di tanti altri sarà diverso, però è una scelta coraggiosa, che significa che comunque ogni dettaglio viene seguito e considerato. E questo, al di là del fatto che hanno bruciato in un attimo le magliette in vendita, già ieri mattina credo che fossero finite, e questo è un altro bel segno di questa adesione degli appassionati a segni, anche perché è una maglietta che rimarrà storica, poi la troveremo alle aste o su YouTube dicendo, come si chiama lì, dove compri e vendi le cose, a prezzi magari ben superiori, stellari, non i 75 euro del prezzo al quale era venduta. No, ma bene, io mi auguro… Anche l'idea di mettere il logo Ferrari, anzi la scritta completa sull'alettone posteriore, perché è un atto di coraggio quello, Eh sì, perché ti presenti proprio… metti la faccia. Il re nudo, lì, è lui, basta. Cosa che a memoria mia non è mai stata fatta. Tu ti ricordi che sia stato messo una scrittona Ferrari così sulle Ferrari ufficiali? Io me lo ricordo… Certamente no. Ma neanche in tempi passati, cioè è stato fatto da qualche pilota cliente, eccetera, eccetera, ma non di Formula 1. Ma sulle monoposto io non lo ricordo, poi se qualcuno lo ricorda ci dà la sveglia, è tanto meglio, così ne sappiamo una in più. Però dimostra che è vivo il mondo. Quindi no, parlando delle prestazioni, adesso per quello che abbiamo visto ieri, il passo gara anche era buono. Adesso bisogna capire con un solo pit stop, perché da quello che Pirelli dice… Vabbè. Il pit stop è uno, poi anche perché non è questione di Pirelli che dice, c'hai una velocità in rettilineo che è mostruosa, esatto. In pit lane devi andare a 80 all'ora, il delta è mostruoso, quindi non devi assolutamente azzardarti a fermarti più di una volta, perché sicuramente verrebbe pagato in maniera molto pesante. Però è qui dovremmo vedere, perché è stata un po' il magone delle ultime gare, come queste gomme si comporteranno
sulle diverse monoposto, cioè quanto ciò che fa vedere in prova, vedremo oggi cosa succede, ma non credo che ci possano essere differenze in prova, cosa succederà in gara. Questo è l'unico dilemma. L'altra cosa è che, essendo una pista dove la safety car può uscire, può darsi che il famoso singolo pit stop possa anche diventare doppio se c'è un'opportunità di safety car che ti consiglia di mettere su delle altre gomme e di guadagnare non so quanto, perché non mi sentivo che tra le rosse e le, non so se le bianche o le, perché probabilmente l'abbinamento sono rosse e bianche, credo, se ho ben capito. Stanno andando a valutare, e comunque c'era 5-6 decimi fra la hard e la media e 4-5 decimi, quindi le differenze non sono neanche grandissime, quindi è solo visto che la Pirelli ha scelto il range medio nella sua fornitura, quindi C2, C3, C4. Comunque, da quello che ho sentito, partire con la rossa di fianco a uno che non ha la rossa ti permette probabilmente di arrivare alla chicane davanti, cioè gli guadagni quei 6-8 metri che sono la differenza tra una macchina e l'altra in griglia. Quindi vedremo, insomma, ci sono tutte queste variabili che fanno bello. Voglio fare un'altra domanda da $1 milione. Mettili lì sul tavolo, però. Pronto. Al Capone, dai. Guarda, ecco, piccola moneta. Mettili nel maialino, allora, nel maialino. Ascolta, ti riporto chiacchiere sentite nel paddock, però sai che quando comincia il vociare qualcosa sottobolle inevitabilmente. Allora, la Ferrari è stata attaccata durissimamente per quello che è stato l'andamento a Zandvoort, la gomma detta persa, che poi non era persa, si è massacrato quel povero meccanico che era vittima di una situazione. È stato furbo perché è riuscito a girare di là. Vittima di una situazione, di una scelta strategica azzardata e pagata gravissimamente. Ok, però sono partiti vari soggetti chiedendo la cacciata di Binotto con raccolta di firme. Cioè, si è partiti in una situazione di estremizzazione della cosa. E mi sono domandato che impatto può avere un atteggiamento che arriva da fuori, che sì, può portare quello che è un atteggiamento umano, i tifosi, il non condividere un certo tipo di conduzione se non è da condividere, però mi sono domandato se può avere qualche impatto dentro il sistema. E chiacchierando si sente la voglia eventuale, non tanto di mettere in discussione Mattia Binotto in quanto team principal, quanto piuttosto arrivare a una revisione del ruolo del team principal, che per esempio in Red Bull è spaiato in due figure, il Helmut Marko da una parte, Christian Horner dall'altra. E allora quello che sento un po' rumoreggiare è chi potrebbe essere uno dei due nel gioco ferrarista, e magari uno dei due che poi può essere anche gradito a Mattia Binotto. Questo è un po' il rumors che si sente nel sottofondo. Abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo analizzato la situazione delle scelte, di queste scelte, parlando di ciò che accade dietro, quello che noi non vediamo dentro all'azienda. Allora, se questa figura è una figura di facciata che fa dichiarazioni, che prende, che spinge i piloti, cioè alla fine Helmut Marko è più usato strategicamente per fare il controcanto quando è necessario, addirittura per spingere e mandare messaggi. Ma è il bombardiere della Red Bull, diciamolo, sì, esatto. Chiaramente. Tu sei molto misurato. Lui spara certe cannonate che nessun altro si azzarderebbe a dire. È inutile enfatizzarlo, lo sappiamo tutti. Ma
Se invece è una persona, perché quello che è capitato nella, è stato che sostituito un team principal che era in una figura non tecnica, come era Arrivabene, con il direttore tecnico della gestione sportiva, si è aggiunta a una specializzazione, una professione della quale Binotto non aveva esperienza e che gestisce molto da ingegnere. Infatti, analizzando le risposte dei nostri tre protagonisti del duello, Binotto esce largamente vincente come il buono. Un buono che in certi casi è anche definito un perdente, uno dei più esperti, perché ho visto che chi ha risposto conosce perfettamente il film, dice più che dire se è il buono, il brutto o il cattivo, bisognerebbe dire che il generale che difendeva verso la fine del film questo ponte che veniva continuamente attaccato e che poi alla fine perdeva sempre. E questa è un po' la percezione di un tecnico di qualità che viene messo a fare un lavoro, lo si vede dalle interviste eccetera, che affronta molto come ingegnere, anche questo suo modo di presentarsi sempre pragmatico, analitico, senza un sorriso, senza un pugno sul tavolo, è tipico dell'ingegnere. Cioè gli ingegneri sono diversi dagli altri. Io ho lavorato tutta la vita con gli ingegneri e con gli ingegneri non puoi discutere. Loro ti dicono una cosa che è quella lì e poi tu devi cercare di adattarla alla realtà di comunicazione o di immagine, ma loro sono così. Allora, per me il punto, pensando a chi potrebbe affiancarlo, io credo che non sia sbagliata. Cioè, prendere Binotto e metterlo fuori, per me sarebbe un errore in questo momento. Ma nell'analisi è che se guardiamo Red Bull, la coppia c'è da 15 anni, quelli che abbiamo citato, Horner, certo, e Helmut Marko. Se guardiamo la Mercedes, Toto Wolff, cioè da quando è iniziato il ciclo, clamorosamente vincente già prima con Schumacher, ma quindi la stabilità è uno dei punti di forza, no, di queste squadre top. Sicuro, però tu hai citato due figure che hanno a fianco separati delle direzioni tecniche e degli sviluppi tecnologici della vettura, nel bene o nel male, come si vede con Mercedes quest'anno, che non li tocca direttamente, cioè li tocca nel senso che ne sono alla fine responsabili, ma invece Binotto, che comunque ha lasciato probabilmente in gran parte il suo ruolo tecnico, ma non può prescindere dalle sue origini, dal suo modo di pensare e anche dal fatto che se presentano a Toto Wolff o a Christian Horner degli aspetti tecnici, gli ingegneri e i responsabili tecnici, loro ascoltano, magari commentano, ma non hanno le condizioni e la conoscenza e la competenza, diciamo, di studio per dire no, questa cosa è sbagliata. Mentre Binotto può dire no, guardate che mettere il push road invece il pull road, eccetera, eccetera. Poi, ecco. Quindi bisognerebbe che vedessimo questa cosa, e dovrebbe essere vista questa cosa, più in un complemento di Binotto nel ruolo gestionale della squadra, oppure l'alternativa è di ridare a Binotto più influenza e più presenza nella parte tecnica, dando a qualcun altro invece l'aspetto gestionale più ampio, cosa che comporterebbe comunque dei disequilibri che dovrebbero essere molto ben studiati e non improvvisati sull'emotività di una gara vinta, una gara persa, una ruota trovata. Ecco, questo è le decisioni prese in fretta non sono mai delle decisioni, tendono a non essere mai delle decisioni sagge. Io credo che sia giusto che la Ferrari concluda questa stagione e pensi al futuro, magari anche in questi termini, ma capitalizzando su una stabilità che almeno dal punto di vista tecnico in Binotto esiste. Io sono sempre stato in un ottimo rapporto con Binotto, per cui mi dispiace anche parlarne, ma dico quello che direi a lui. Cioè,
Pinotto oggi ha bisogno di un aiuto perché l'eccellenza che c'è in Ferrari si trasformi anche in un'eccellenza percepita non solo nei risultati, ma anche nel modo di comunicare, nel modo di essere. Tutto questo tenendo conto che è il retroterra dove queste persone lavorano che bisogna osservare. Cioè, la Mercedes non è a Stoccarda, ma è in Inghilterra, per cui Toto Wolff là ha il suo regno, ha la sua autonomia, eccetera. La Red Bull ha la sua autonomia by definition. Essere la costola nobile, è sempre stata la costola nobile, oggi per esempio è meno evidente che sia la costola nobile della Ferrari, la GES, in un'azienda che comunque ha, perché è quotata in borsa, perché ha un management pragmatico internazionale che rispetta delle regole, a volte anche così meticolosamente da farle diventare un vantaggio per quello che contengono, ma un handicap nella globalità del lavoro, fa sì che prendere il Toto Wolff o il Christian Horner e mandarlo a Maranello non sarebbero più loro, perché si troverebbero in un tipo di complessità e di vincoli che non sono quelli ai quali sono abituati. Per cui c'è proprio l'adattamento. La tua domanda è una domanda, ti puoi riprendere i tuoi soldi perché non rispondo, ma... anche perché ormai siamo arrivati in fondo, è finito il tempo, quindi ecco, vabbè, allora abbiamo finito il tempo, però lasciamo tempo al tempo per vedere cosa succederà. Intanto oggi incrociamo le dita, domani la meteo cosa dice? Che sarà una buona giornata e quindi vedremo una gara non condizionata dalla pioggia. Bisognerà saper andare forte. Bene, vieni con me a vedere non la comfort zone, ma la fan zone questo pomeriggio. Sicuramente no? Sì. Sicuramente sì. Facciamo una bella passeggiata. Rilasciamo anche autografi. Ciao a tutti. ciao a tutti. In bocca al lupo per domani. Ciao.